Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camero 89. Oggi Babbo Natale, sì, perché c'ho il naso rosso, sono tutto rosso perché ho preso il sole in piscina e mi sei sminchiato il naso. Siamo tornati su 60 Seconds, ma siamo tornati perché voi mi avete lanciato una sfida. Mi avete detto di fare caduta da bomba atomica in hard. Va bene, io l'accetto. Ci vediamo direttamente dentro casa di Ted e vediamo di prendere più roba possibile. Allora raga, siamo dentro casa. Oh minchia, non mi ha dato... Non mi ha dato il tempo di prendere niente. Ok, devo... Oh, ciao Dolores. Ok, allora, ho visto già la roba che mi serve. Raga, ho visto già la roba che mi serve. Sono stra... Ma porco dea. Ok, comunque ce l'ho ancora raga. Ce l'ho ancora ragazzi. Prendi. Prendi sta roba qua, tanto già ci siamo. Siamo a metà. La roba che mi serve mi sembra di averla vista qua dentro. Qua c'ho la mappa, il libro delle giovani spargnotte. E prendo pure Dolores. Vaffanculo Dolores, le butto qua dentro. Qua c'ho il fucile. Qua c'ho l'insetticida. Qui c'ho l'acqua. E vado a depositare ancora. Chissà dov'è la torcetta. La torcetta. Sta là, ci provo. Oh, Corri Ted. Ok, non mi sembra male, raga, ci vediamo dentro al bunker. Non mi sembra male. Primo giorno. Che cos'è che non abbiamo? Non mi sembra niente. Più che altro ci manca la maschera, quindi per i primi 10 giorni non possiamo uscire. Però abbiamo il libro delle giovani morte, abbiamo l'accetta, abbiamo la torcia, abbiamo la radio, abbiamo la mappa, abbiamo il fucile, abbiamo l'insetticida. C'è Dolores e Timmy, sembrerebbe che abbiamo tutto. Forse ci manca un pochino di robe. Ok, questa poco ma sicuro ci manca. Giorno 1, lo passiamo con tranquillità, come se non fosse successo niente, nonché che la nostra figlia là sopra sarà morta malissimo. Timmy sta bene. Dolores written? Non lo so. Comunque mi sembra che stanno tutti bene, a meno che... No, stanno tutti bene, a posto. Secondo giorno, passa liscio come l'olio, non faccio uscire nessuno, assolutamente. Cazzo, questa è stata un po' di sfiga, perché c'era praticamente i rifornimenti dei... Avete capito? Dei militari, però purtroppo non siamo potuti andarli a prendere. Però non mi sembra che stiamo messi tanto, tanto male. Timmy deve bere, Dolores deve bere... E Ted deve bere, quindi praticamente bevono tutti quanti. Ok, raga, guardate che già una bottiglia vasa ed è sparata. Io non voglio di niente. Che cosa hanno visto? We can't let bear here win. Ok, nel dubbio, dato che mai è scritto un grosso, faccio col fucile diretto. Magari c'è qualche colpo in canna, non lo so. Che cazzo gli è successo? È diventato un moschettone che è esploso da dentro il fucile. Ma seriamente? C'era un mutante. Ok. Dolores sta bene. E Ted non ci sono novità. Fammi vedere Timmy. No, pure Timmy sta a posto. E già c'è esploso una cosa, raga. E già non va bene. Giorno 4. Allora, vediamo un po'. Some news, right? Non possono essere già i militari, perché mi dice che fuori dalla porta c'è... Dico, può essere friendly face. L'ultima volta mi ha fatto vincere sta cosa. C'è provo. Il rischio, raga. Per me un rischio, ci menano, ci fottono tutto, ammazzano Dolores. Ok, non è successo niente, forse. Vabbè, niente. Timmy sta bene. Dolores sta bene. E Ted sta bene. Non ho capito che cosa è successo. Magari me lo spiegherete meglio voi. Ok. Praticamente ci sta il terremoto. Quindi ci dobbiamo salvare con la radio. Cazzo, il terremoto, ragazzi.
Minchia, il terremoto. Ok, è rotta. Si può sempre riparare, ma è rotta. Non credo che si possa rimanere tantissimo. Timmy ha fame. Dolores deve... Mi sembra bere e mangiare. E sta tutto a posto. Ok, come pensavo, lui è triste. Allora, quindi, ok, andiamo avanti. Lui beve, lei mangia e beve. Nessuno può uscire. Nessuno può uscire. È il compleanno di Timmy e lui oggi stasera non so parlare. Gli regaliamo il libro delle giovani marmotte, che ovviamente lui condividerà con tutto il mondo. Perfetto. Timmy ha veramente fame. Dolores sta a posto e Ted ha fame e deve bere. Lui che ci aveva, non mi ricordo, mi sembra fame. Esatto. Raga, ci proviamo, eh. Cioè, non sarà assolutamente facile, però... Ok, ma non ho capito che cosa. Sick. Io non... Se è quello che puzza, non me ne frega niente. No, ma da puzza, Ted. Cazzo, si sono malati tutti e tre. Allora, diciamo che è stata una mossa un po' azzardata. È stata una mossa un po' azzardata. Io curo Ted, d'accordo? Curo Ted. Non mi sembra che nessuno deve mangiare e bere. No, perché tanto mi dicono che sono tutti malati. E mando avanti. Devo fare una cosa che probabilmente... però, ragazzi, proprio guarda... ma proprio devo aspettare, raga, perché devo mandare fuori Dolores, che c'ha un sacco di Dolores in questo preciso istante. Ok. Radio su voi from Aurea. Ok, non mi ha detto niente di particolare. Mi sa che lui vuole mangiare, vuole bere. Quindi mangiare e bere. Ok, quindi mangiare. D'accordo. Aspetto un altro giorno, ragazzi. Riparano la flashlight. O la riparano o la spaccano per sempre. Magari l'hanno riparata. Yes, riparata. Però Ted si è fatto male, come al solito. Mannaggia, che sfiga ho. Timmy deve bere. Ah, bere. Bere, aia, Ted sei rifatto male, ma Ted, tesoro mio, porco due. Sì, Dolores, tu vai un attimo a cagare, perché, porca miseria, difficile, cioè estremo, è veramente estremo. Ted, tu stai buono là, per cortesia, Timmy sta bene, Dolores chi se ne frega, e Ted non me ne fotte proprio, quindi ce ne andiamo avanti. Dolores, se riesci a tornare con cibo e acqua, io ti voglio bene. Sappilo questo. Questo sappilo. Dodicesimo giorno. Si continua. Dolores se n'è andata. Qui mi sembra addirittura tutto a posto. Hort mi sembra che c'ha... Mi sembra che ci abbia fame. Nel dubbio. Vediamo un po' se c'avevo ragione. Non lo so, ancora devo capire bene, ragazzi. Però non mi va di sbagliare, dato che comunque... Sì, abbiamo un fucile esploso. Nostra moglie non tornerà mai più. Però... Allora... Water, tutte e due vogliono bere. Cazzarola, ragazzi. Ok, c'è qualche cosa che esce dalla ventola, credo, un liquido. Proviamo a fissarlo... con il libro delle giovani marmotte, che tra l'altro fa tutto. Timmy sta bene. Stanno bene tutte e due. Ok. Going da andare fuori. C'ho paura che me la rompe, ragazzi. No. Non la uso. Gioco un attimo al contrario, perché ho il timore che mi si rompa. Ho proprio il timore che mi si rompa. Timmy ha fame. Ok, quindi c'ha fame.
Raga, è davvero tosta. Cioè, è tostissima. Se non torna Dolores, tutti morti, eh. Appena posso far uscire il team, lo faccio uscire. Ma secondo me siamo tutti morti. Ok. Mi sembra che lui deve mangiare e bere. Se non dico cavolate. Fatemi vedere. No, no, c'ha solo fame. È vero, perché Timmy mangia come una... On the door. Un gruppo di vecchie signore. In parti, non ho ben capito. Oddio. Ehi, dobbiamo combattere. Che combatti con lo spray dell'insetticida? Che fai? Ammazzi. Cioè, che gli fai, vecchi signore? Timmy deve bere. Devono bere tutte e due. Ted, mi sa che te bevi. Ma dimmi, cioè, che usa la radio? Tanto siamo morti. Dolores se n'è più tornata. Sarà andata che i vecchi. Che cazzo stai a dire, Dolores? Più due, più uno, più uno. Oh mio Dio, Dolores. Guarda quanta roba. Oh mio Dio. Madonna. Ok, lui deve sicuramente bere. Lei? Hurt, sick, angry. Deve mangiare e bere. Mica ho capito. Facciamo così? Anche se mi costate un pochino? Dolores non so se la voglio curare, sapete ragazzi? Però nel dubbio mando via Timmy. Cioè, nel senso, lo faccio uscire Timmy. Speriamo di aver capito, eh. Speriamo di aver capito. Quasi quasi curo Dolores, ragazzi. Deve mangiare e deve mangiare. Mangiare, mangiare. Per il momento non curo nessuno. Timmy, campione mio. Dai, Timmy. Allora, che facciamo con Dolores? Io quasi quasi... quasi quasi la curo, ragazzi. Perché tanto Ted non mi può morire. Cioè, Ted non mi può morire. Sick, angry. Lei deve mangiare e bere. Dai, ci provo, eh. Ragazzi, ci provo, la curo, gli do da mangiare, gli do da bere e me la tengo in forma per farla riuscire eventualmente. Dimmi. Cazzo, e mi si è ammalato Ted. Ma cazzo, è sfiga allora, ragazzi. È veramente sfiga. Cioè, questa... questa metodica è un po' sfiga. Di guardare fuori, magari ci sta Fuffi. Cioè, Pancake. Provo a guardare da uno sguardo. Mamma mia, Ted, stai messo malissimo. Ok, va bene. Tutto a posto, possiamo andare avanti. No, è inutile che giochi. Oh, ste cazzarola di carte, quando ce l'hai non te servono. Quando non ce l'hai, a posto. Ted, amico mio, mi sa che tu... ok. Lui vuole, lei vuole... nessuno. Lei vuole bere.